siamo a Cori, antico borgo di origine preromana. Cori è un paese collinare dove la viticoltura è presente, tra virgolette, da sempre. Già in epoca preromana veniva citato Cori come zona di produzione viticola. Qui fin dall'antichità si è sempre coltivato il Bellone come varietà a bacca bianca ed il Nero Buono di Cori come varietà a bacca rossa. Il Nero Buono era utilizzato anche in taglio con altri vini, ma ormai sono molti anni che lo stiamo proponendo in purezza. È un vitigno che ha grandissime potenzialità, sia la critica che i consumatori ce lo stanno riconoscendo e quindi stiamo sempre di più investendo in questa strategia, in questa linea. Il Nero Buono in realtà si chiama Nero Buono di Cori perché si è diffuso solo in questo paese. Ciò significa che le caratteristiche pedologiche e climatiche ottimali per questo vitigno erano presenti soltanto qui. Non abbiamo mai nebbia, non c'è mai umidità e la zona è completamente collinare. In più sono quasi tutti terreni vulcanici, ricchi di potassio in natura, particolarmente drenanti. Quindi il nemico principale, che è l'umidità per questo vitigno, qui non era un problema. È un vitigno particolare, è un grappolo molto grande, va coltivato con una grande cura perché è molto sensibile alla bronospora e va gestito in fase di raccolta con il giusto tempo di maturazione, con la giusta defogliazione per esporre i grappoli al meglio. Questo vitigno quindi qui esprime tutte le potenzialità, qui dà origine ad un vino elegante, delicato, strutturato. Fuori da questo territorio è molto più complicato. Un altro vitigno del territorio si chiama il Bellone, è un vitigno bianco, se uno vede questo grappolo di uva lo riconosce, è abbastanza dorato, gli acini sono abbastanza grandi, ha una polpa abbastanza consistente. Anch'esso è particolarmente sensibile alle malattie, all'umidità, insomma vuole le condizioni ottimali, è un signorino tra virgolette, insomma è delicato, insomma, no? È un vitigno di Cori e non solo di Cori, anche nei paesi limitrofi, a differenza del Nero Buono che era soltanto di Cori. Per esempio nell'altra tenuta che va verso la pianura noi abbiamo visto che ci sono meno precipitazioni durante l'anno, cioè una presenza di vento più forte rispetto alle altre due aree. La composizione del terreno lì è più tufacea, quindi c'è presenza di tufo, quella che poi dona quella sorta di mineralità chiamata nei vini, soprattutto nei vini bianchi. Il Bellone si presta anche alla spumantizzazione, quindi è un vino che ha ancora più caratteristiche perché ha un'acidità in vendemmia molto alta e ha un grado zuccherino molto alto, quindi se vinificato precocemente si presta benissimo alla spumantizzazione. Negli anni 70, quando la viticoltura era orientata principalmente a produrre quantità, questi due vitigni erano praticamente spariti, quasi dimenticati. Successivamente, per opera della Cincinnato, sono stati recuperati e valorizzati. Reinterpretando la vinificazione e la coltivazione in vigna di queste uve, siamo riusciti ad ottenere dei vini importanti e che hanno delle proprie caratteristiche che vengono anche apprezzate dal consumatore. La nostra azienda appunto si è prefissa questo obiettivo, inserire vitigni di pregio e vedere se venivano bene e come venivano nel territorio corese da un lato e dall'altro valorizzare quelle che erano le tipicità e i vitigni veramente di grande potenzialità del territorio. Il nostro motto è andiamo avanti guardando al passato, quindi comunque innovando, comunque sperimentando, ma senza dimenticare le buone tradizioni di una volta, le buone metodologie nel rispetto dell'ambiente e anche dell'essere umano. Da due anni la marca Carpinetti ha iniziato anche a utilizzare i cavalli al posto del trattore, quindi per alcune aree delle nostre proprietà non si utilizza più il trattore ma solamente uomo e cavallo. Questo perché? Perché il trattore impatta molto sul terreno e crea a lungo andare quasi un'asfissia delle radici.
Un altro territorio dei Monti Lepini sui quali stiamo indagando è questa piccola zona chiamata Vadola Mola, che si trova a ridosso dell'abbazia di Valvisciolo, a cavallo tra il comune di Sermoneta e di Bassiano. In questo piccolo fazzoletto, in questa piccola vallata, è emerso che ci sono dei terreni molto diversi tra loro. L'appezzamento è circa di un ettaro e 3.000 metri, eppure abbiamo riscontrato la presenza di un terreno un po' più organico, scuro, da sottobosco, un terreno minerale più chiaro, un terreno ferroso e una zona più calcarea. Secondo noi queste differenziazioni non possono far altro che dare complessità all'uva e di conseguenza al vino che riusciremo ad ottenere. In fondo ogni territorio potenzialmente ha un vino già in seno. Dipende dal nostro operato poi, dipende dal nostro modo di agire, riuscire a tirarlo fuori, riuscire a farlo esprimere. Parlare di territorio secondo noi è una cosa veramente importante e centrale. Noi facciamo Chardonnay in tre luoghi diversi e proprio quest'anno abbiamo deciso di mettere in bottiglia questi Chardonnay con tre etichette diverse. Perché è stato sorprendente durante la produzione, nei mesi successivi, verificare come questi vini avessero delle caratteristiche molto diverse tra loro. Un vigneto, per esempio, esprime delle caratteristiche di freschezza. Un vigneto esprime al tempo stesso, insieme all'acidità, una sensazione di sapidità, fino ad arrivare ad un altro vigneto ancora, dove addirittura si percepiscono note di mineralità in continua evoluzione. In ogni caso, parlare di territorio, secondo me, significa aprire un discorso che poi dobbiamo in qualche modo riuscire a portare in bottiglia. E dobbiamo esprimerlo attraverso la differenza che sentiamo nei vini che possiamo bere. Il vino dunque non solo come prodotto del territorio, ma il vino come strumento per indagare sul territorio, sulle tradizioni e sul passato del territorio, capirlo ed apprezzarlo.